19ª edizione del Teatro Dialettale, un appuntamento a San Nicolò in 4 serate. Sì, anche quest'anno l'Associazione Città Futura conferma questa importante rassegna di teatro dialettale e noi come ente abbiamo fatto tutta la nostra parte per promuovere questa iniziativa e per far sì che avvenisse. Naturalmente sono intervenuti altri enti come la Fondazione, come il BIM, la Regione, che ringraziamo per il sostegno che non manca mai, soprattutto per questo tipo di attività. Una rassegna straordinaria che riporta alla mente i discorsi, i dialoghi, i fatti di una generazione passata e che ci aiutano comunque a riflettere su come la società spesso corra e corra magari anche tante volte in direzioni che non sono neanche le migliori. Quindi abbiamo fatto anche una proposta all'Associazione Città Futura per la 20ª edizione, insomma, di estendere la propria attività anche su altre frazioni. Adesso iniziamo a lavorare subito per capire se questo è possibile. Ci hanno detto di sì, nel senso che sono disponibili, quindi sarebbe molto bello poi estendere questa rassegna in tante altre frazioni che comunque nel periodo estivo magari soffrono un pochettino l'inattività sotto l'aspetto culturale e sotto l'aspetto degli spettacoli. Quindi farla diventare una sorta di teatro itinerante per le frazioni. Sì, diciamo che San Nicolò continuerebbe a mantenere la parte centrale della rassegna, ma con una serie di spettacoli che poi si possono svolgere nelle altre frazioni, anche perché l'associazione stessa ci dice che tante compagnie rimangono fuori, no? Ogni anno, e quindi c'è spazio veramente per poter estendere questo tipo di rassegna.